Ciao, sono il Parco Naturale del Montaricche. Sono nato in Valle d'Aosta nel 1989 per tutelare le bellezze naturalistiche di un territorio alpino di 5.800 ettari, tra i 1.000 e i 3.185 metri di quota, suddiviso nei comuni di Champedra e Champorcher. Sono il primo ed unico parco regionale. Oltre un terzo della mia superficie è occupata da vaste foreste di pino uncinato, larice e faggio. Sono famoso per la presenza di numerosi laghi e piccole zone umide. Tutti i più noti animali della regione alpina vivono qui e grazie alla mia ricca varietà ambientale anche numerosi insetti. Oggi faccio parte della grande famiglia della rete ecologica Natura 2000 per la conservazione della biodiversità nell'Unione Europea e appartengo al sistema VIVA, Valle d'Aosta unica per natura. Sul mio territorio le aree antropizzate sono trascurabili. Vi sono alcuni alpeggi utilizzati per la monticazione estiva, due rifugi, un agriturismo ed un punto di ristoro. Lo strumento che definisce le misure di conservazione degli habitat e fissa regole e divieti per tutte le attività è il piano di gestione territoriale. L'ente di gestione è l'organismo che si prende cura di me. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono il massimo organo di indirizzo e controllo, mentre il direttore è il responsabile che coordina i diversi uffici operativi, che ogni giorno si occupano di monitoraggi ambientali, attività scientifiche, attività di divulgazione, manutenzione delle infrastrutture e dei sentieri. Un corpo di guardaparco vigila sulle attività svolte da terzi, come ad esempio la fruizione turistica, la gestione dei rifugi, la monticazione e la gestione delle acque. Le basi operative dell'ente di gestione sono la sede direzionale amministrativa in frazione La Fabrique a Champedra e due centri visita in località Chevrer di Champedra e presso Villa Biamonti in località Château di Champorcher, recentemente ristrutturato secondo criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. Ho un primato di cui vado molto fiero. Sono stato il primo parco naturale ad aver ottenuto, nel 2003, la registrazione EMAS, il massimo riconoscimento ambientale dell'Unione Europea, che premia le organizzazioni pubbliche o private che si impegnano a valutare, migliorare e comunicare le proprie prestazioni volontariamente. EMAS, partendo da una fotografia del contesto, delle aspettative delle parti interessate e dagli aspetti ambientali significativi, mi ha permesso di costruire un sistema di gestione ambientale, ovvero un insieme di regole condivise per gestire attività, scadenze, emergenze, formazioni e monitoraggi. Per la prima volta a livello nazionale, il sistema di gestione ambientale è richiamato quale strumento operativo nel piano di gestione territoriale, in un'innovativa logica di integrazione. Il documento che rappresenta in maniera formale il mio impegno a rispettare i principi EMAS è la politica ambientale firmata dal Presidente. Gli impegni concreti di miglioramento sono contenuti nel programma ambientale, con indicazione di risorse e tempistiche. Ecco alcuni dei miei principali obiettivi nel triennio 2018-2020. Un importante studio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi alpini, per comprendere come cambia il comportamento di specie animali e vegetali in funzione dei fattori climatici. La realizzazione di un'audioguida dei suoni fisici e biologi associati ad itinerari di pregio. La promozione di manifestazioni ed eventi sportivi, enogastronomici o culturali sostenibili, attraverso l'incentivo alla raccolta differenziata dei rifiuti, all'utilizzo di gadget ecosostenibili e stoviglie compostabili. Inoltre, in collaborazione con ISPRA e Federparchi, sarà approfondita la mappatura dei miei servizi ecosistemici per capire il valore aggiunto che l'ambiente può fornire alla collettività sotto forma di cibo, acqua, regolazione del clima, bellezza del paesaggio e molto altro. Adesso vi do qualche numero interessante che vi aiuterà a capire come il mio compito sia tutelare la biodiversità, ma anche promuovere un'economia locale sostenibile. Ogni estate i capi monticati presso gli alpeggi vengono conteggiati al fine di garantire l'equilibrio dei pascoli.
Presso i centri visita e le aree di maggiore frequentazione sono monitorati i flussi turistici. Presso le mie strutture cerco di rendere sempre più efficiente l'uso di risorse naturali quali acqua, energia elettrica e combustibili per riscaldamento e autotrazione, quantificando le emissioni di gas ad effetto serra equivalenti. A proposito, dal 2017 uso solo energia elettrica 100% rinnovabile. Quando posso, scelgo sempre beni e servizi ecosostenibili. Non avete visto un semplice video, ma la sintesi della dichiarazione ambientale EMAS, convalidata dal verificatore ambientale accreditato RINA Services SPA. Se vi interessa approfondire quanto vi ho raccontato, andate sul mio sito internet www.montavic.it nella pagina dedicata ad EMAS, dove troverete anche i prossimi aggiornamenti annuali. Venitemi a visitare!